Lo sapevate? Nintendo considerò di utilizzare The New Legend of Zelda come titolo invece di A Link Between Worlds. Questo a causa dell'approccio nuovo, ma contemporaneamente classico del gioco, che venne paragonato a come New Super Mario Bros. Riportò il brand ai vecchi canoni. Il nome di A Link to the Past è Triforce of the God in Giappone. E visto che A Link Between Worlds è una sorta di sequel, in Giappone si chiama semplicemente Triforce of the God 2. Sebbene A Link Between Worlds sia il titolo effettivo del gioco, il suo nome in codice è Jack. Il che sembra far parte di una grossa citazione. Infatti, il nome in codice di Ocarina of Time 3D è Queen, quello per Wind Waker HD è King, mentre per Majora's Mask 3D è Joker. Il nome interno di Triforce Heroes è Alice, il che lascia supporre che i nomi facciano riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Il gioco ha un altro riferimento nascosto in un nome. Il nome dell'antagonista Yuga è un riferimento alla parola giapponese Yuga, che significa dipinto ad olio, un chiaro riferimento alla sua abilità nel fondersi coi muri. L'idea di realizzare A Link Between Worlds arrivò immediatamente dopo il completamento di Spirit Tracks nel 2009, prima ancora che il 3DS venisse completato. Buona parte del team di Spirit Tracks si mise però al lavoro su Skyward Sword, lasciando solo 3 sviluppatori al lavoro su un nuovo gioco, ovvero Shiro Mori, Hiromata Shikata ed un programmatore sconosciuto. Questo team cominciò quindi a realizzare un gioco incentrato sulla comunicazione. Dopo circa 6 mesi di lavoro mostrarono il progetto al creatore di Zelda, Shigeru Miyamoto. Miyamoto pensava che il progetto sapesse di vecchio, dicendo cose tipo «sembra un'idea vecchia di 20 anni». Il team quindi abbandonò l'idea ed idearono qualcosa di nuovo. Durante un meeting, Shikata ebbe l'idea di far entrare Link nei muri. Il concept non aveva molto senso all'epoca, ma fu almeno un punto da cui partire. Sebbene l'idea di fondersi coi muri fosse stata partorita da Shikata, il producer della serie Eiji Aonuma pensa derivi da un'altra fonte. Aonuma ha dichiarato a Spike.com che arriva da uno scontro con Ganon in Ocarina of Time. C'è una parte in cui Ganon si trasforma in un dipinto, e pensavo che sarebbe stato divertente dare a Link la stessa abilità, permettendogli di trasformarsi in un disegno, di entrare nelle pareti e di usare questa abilità per aggirare ostacoli e per raggiungere posti finora inesplorati. Detto questo, Aonuma avrebbe potuto semplicemente descrivere come fu elaborata l'idea di Shikata. Un prototipo atto a testare la nuova abilità di Link fu realizzato in meno di un giorno, e l'idea di permettere a Link di passare attraverso le fessure delle pareti deriva proprio da quel prototipo. Il progetto fu quindi riproposto a Miyamoto, che questa volta approvò l'idea. Dopo questa vittoria però, il team fu sciolto, per lavorare a nuovi titoli per Wii U, che aveva disperatamente bisogno di giochi. Immaginando che il progetto non sarebbe stato finito entro il 2013 se non si fossero immediatamente ripresi i lavori, Aonuma lavorò part-time al gioco con 2 membri dello staff, mentre il resto del team era occupato. Furono realizzati alcuni dungeon per testare le nuove meccaniche ed il team intendeva realizzare 50 dungeon in scala minore. Quando l'idea dei 50 dungeon fu proposta a Miyamoto, lui letteralmente si stravolse. Ripropose quindi un suo suggerimento, realizzare un gioco basato su A Link to the Past. Miyamoto aveva precedentemente proposto un remake 3D di A Link to the Past, ma Aonuma bocciò l'idea. Secondo lui, infatti, la sola aggiunta del 3D in un gioco 2D non sarebbe stata abbastanza interessante. In ogni caso, questa discussione portò alla soluzione ad uno dei problemi del gioco. Durante lo sviluppo, nel gioco veniva utilizzata la stessa inquadratura di Spirit Tracks, che però annoiò presto il team. Questa inquadratura non sarebbe cambiata durante la trasformazione di Link in disegno, il che avrebbe avuto effetti sul gameplay. Per dare una miglior visuale di Link ed anche per definire meglio le due parti del gioco, la camera fu impostata per passare da una visuale dall'alto ad una nel lato nel momento in cui Link si trasformava. E per Aonuma, l'abilità di fondersi coi muri e questo utilizzo della camera erano abbastanza per giustificare una visuale 3D in un gioco 2D di Zelda, visto che rendevano il tutto molto interessante. Invece che iniziare da zero, Aonuma voleva convertire la mappa di A Link to the Past in 3D. Il team era preoccupato all'idea di basare il progetto su A Link to the Past, visto che non volevano trasformare il gioco in un altro remake di Zelda. Aonuma però era convinto che non sarebbe diventato un remake, e provò a convincere tutti che questa fosse la direzione giusta da seguire. Realizzò quindi uno strumento in grado di ricreare una mappa 2D in 3D e cominciò velocemente a rimodellare parti del mondo per mostrarle al team. In un paio di mesi fu quindi realizzato un prototipo in cui Link poteva muoversi in un'area, e fu mostrato a Miyamoto, che lo approvò. E alcune di queste aree un po' malmesse possono ancora essere trovate all'interno dei dati di gioco. Il team decise che il gioco avrebbe avuto un framerate di 60 fotogrammi al secondo, il che portò a varie restrizioni grafiche. Dovevano mantenere le geometrie semplici e gli effetti al minimo per mantenere i 60 fps fissi. La cosa fu anche fatta per stabilizzare l'effetto 3D del gioco, con cui il team stava ancora facendo esperimenti. Provarono ad utilizzare il 3D stereoscopico per migliorare la torre di Hera, vista la sua struttura molto verticale. Idearono questa meccanica che permetteva a Link di saltare al piano successivo premendo su una piattaforma particolare con un martello, per enfatizzare il 3D, ma la cosa non riuscì molto bene. Così fu successivamente trasformata nella meccanica in cui Link viene lanciato in aria dai nemici talpa. Quest'area fu una delle prime ad essere realizzata ed influenzò molto lo sviluppo del resto del gioco.
Sebbene il team volesse sperimentare con il 3D stereoscopico, dovettero ben presto cambiare rotta. Durante lo sviluppo, infatti, gli fu detto del Nintendo 2DS e delle limitazioni del sistema. Visto che quella macchina non era in grado di riprodurre il 3D, dovettero modificare il gioco per far sì che ogni puzzle fosse completabile senza visuale stereoscopica. Il team ipotizzò anche di permettere a Link di segno di saltare, trasformando quelle fasi in una sorta di platform 2D. Infine, però, decisero di mantenere le cose semplici, permettendogli di muoversi solo orizzontalmente. Un'altra cosa interessante riguardo la prospettiva di gioco è che tutti gli elementi presenti a schermo sono inclinati. La cosa fu fatta per permettere al giocatore di vedere la parte frontale dei vari elementi, Link compreso. Se i personaggi fossero stati posizionati normalmente, infatti, il giocatore sarebbe stato in grado di vedere solo la parte superiore della testa di Link, ad esempio. Alcuni dungeon in A Link to the Past possono essere completati senza un ordine preciso. Nintendo vide quindi la possibilità di espandere questo concetto e permettere ai giocatori di completare i dungeon in qualsiasi ordine, il che significava che se un giocatore si fosse bloccato in un particolare puzzle, avrebbe potuto semplicemente provarne un altro per continuare a giocare. Aonuma ha ammesso che Nintendo ha la brutta abitudine di portare i giocatori per mano per essere sicuri che non si blocchino. Shigata e Aonuma hanno discusso per ben 3 giorni sull'idea di aggiungere un singolo suggerimento nel gioco. Avrebbe aiutato il giocatore a risolvere un determinato puzzle, ma fu infine rimosso. L'idea di affittare gli strumenti ad un prezzo molto basso, accessibile fin dall'inizio del gioco, deriva da uno degli hobby di Aonuma, in cui, per le persone neofite, è possibile affittare gli oggetti per testarli. Così la stessa meccanica fu utilizzata in gioco. Stranamente, il team non avrebbe voluto utilizzare la musica orchestrale per Link Between Worlds, questo perché un'orchestra tende a produrre suoni troppo bassi e con troppo riverbero per essere riprodotti fedelmente dalle casse del 3DS. Utilizzarono quindi delle tracce con suoni non troppo bassi che potessero essere riprodotte nel migliore dei modi da 3DS e dagli auricolari standard. Il gioco ha anche qualche altro segreto musicale. Riproducendo al contrario il tema del castello di Hyrule, si può sentire una parte del tema del castello di Hyrule. Nintendo ha anche riutilizzato alcune musiche solo in Giappone. Ad esempio, una traccia proveniente da un orripilante spot giapponese è stata ricreata per la pubblicità di A Link Between Worlds. I nomi di alcuni personaggi sembrano cambiare da A Link to the Past a A Link Between Worlds, ma sono semplicemente stati scritti al contrario. Il nome del devoto saggio in giapponese è Shinpu, che significa prete. Il nome fu cambiato in A Link to the Past, visto che Nintendo of America voleva inserire meno riferimenti possibili alle religioni. Bene, anche questo Didiuno Gaming è concluso, ma ne arriveranno presto di nuovi, il venerdì alle 15.30 per l'esattezza. Quindi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, che vi vedo che voi guardate i video ma non vi iscrivete, ma perché? Se sono belli, se vi piacciono, e visitate il canale originale Didiuno Gaming. Se il contenuto vi piace, supportatelo con un like e una condivisione. E nulla ragazzi, vi ricordo che mercoledì alle 15.30 uscirà un video non della serie principale, ma un video molto importante, un'altra penso news in 60 secondi, perché ho bisogno di avere delle informazioni da voi, perché bisogna delineare una piccola direzione che adesso devo prendere e mi piacerebbe farlo insieme a tutti voi, visto che oramai siamo più di 1000 e quindi io non posso nemmeno più scherzare con voi, perché siamo un frego, e se vi faccio incazzare venite a mena e 1000 di voi me menate forte ed è un problema. E nulla, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo, ciao.